Buonissima giornata a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Luca e siete connessi sul canale dei Legends. Ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati in un nuovo video prank, dove la solita vittima ovviamente è nostro padre. In questo video faremo, come avete ben letto dal titolo, una telefonata prank tramite l'app JuasApp. Che cos'è quest'app? Quest'app consiste nel mandare delle telefonate fake a delle persone appunto che conosciamo, comunque a qualsiasi numero di telefono, e andando sull'app appunto potrete vedere che ci sono numerosi tipi di chiamate. Vi illustro un attimo come funziona. Ecco, qui ci sono diversi tipi di chiamate che potete decidere di fare a chiunque volete. Per esempio, le compro casa, fate il numero, digitate come vedete il numero di telefono, poi dopo direttamente schiacciare play prank call oppure effettua la chiamata e vi fa appunto fare la chiamata. Un'altra finestra, diciamo, dove potete osservare, appunto potete ascoltare in anticipo lo scherzo che andrete a fare all'altra persona, e appunto vi fa riprodurre lo scherzo con la voce appunto della persona che chiama. Per esempio, se vedete qua, se io provo a fare play su un contatore dell'acqua. Laura De Simone, la chiamo dall'impresa Acqua Potabile Italia, mi dice il nostro tecnico. Per esempio una cosa del genere. Poi dopo alla fine c'è la registrazione delle prank call che fate. Infatti questa è quella che ho fatto a mio padre, della multa per aver visto le calcio e le partite di calcio illegalmente. Quindi non vi trattengo ulteriormente, vi lascio il video. Dimmi Nino, pronto? Abbiamo visto un programma, forse le partite, non lo so. Che programma? Non lo so, sai che forse... Netflix? Cosa dice? Cosa ha detto? Cosa ha detto? Che ci deve arrivare che siamo in una sanzione perché abbiamo visto dei programmi... Che cos'è? Era sempre quella del papà? Non lo so. Sarà stato quello lì. Beh, che cos'è? Vieni qua. Che riceviamo una sanzione perché abbiamo visto un programma senza essere autorizzati. Non autorizzati. Cosa sono? Il sito di pirateria. Il sito di pirateria dei tuoi video, cioè dei film. Video col computer. Adesso, guarda che io domani devo vedere la partita. No. Devo vedere la partita dell'Inter domani. Oh, non pagare 150 euro, cosa devi vedere? Oh, cerchiamo di risolvere, perché io devo vedere la partita domani. Ma che c'entra finanziaria? Non so come dire. Ascolta, io devo guardare la partita. Beh, cosa devi vedere? C'è la partita domani, devo guardare la partita. Come facciamo senza i video, senza il sito della partita? Ma stiamo scherzando, ma le MotoGP, la partita, le Formula 1, come faccio io a vederlo? Come faccio?
grazie, guarda, prendo il tipo che mi... Io voglio capire adesso come facciamo con quella con la multa. Io voglio che la paghi tu. Paghi te? No, no, paghi tu. È tuo computer quello lì. Vabbè. Ha preso e quello lì te l'ho detto che è un computer da cambiare, che è tanto tempo, che è rotto. Adesso abbiamo anche preso la multa. E allora? E allora come facciamo? Io voglio vedere la partita domani, Te la vuoi vedere? Sì, voglio continuare a vedere. E vai in casa di uno che ce l'hai e la vai a vedere. No, guardiamo da quei siti lì. Vede anche bene. Te la vuoi vedere? Beh, no. Si vede anche bene. Ci sono anche le MotoGP, eh? No. Guarda che dopo ti... Non mi interessa. Dopo ti scordi anche le MotoGP, Non mi interessa. Perché non ti interessa? Guardo su Tele8. Ma cosa dice? Allora lì che arrivano che ti addormenti pure. Beh, ma chi se frega? Ma come non, se... non le guardo. Beh, ascolta, quella multa lì la paghiamo e continuiamo a vedere quei siti, no. Capito? Sì? Sì, li guardiamo. No, Luca, no? Sì, ma la dobbiamo pagare. Dobbiamo pagarla, quella multa. Non è che puoi cancellare la carta straccia, Beh, ma stai scherzando? Cosa? Io voglio continuare a vedere quei siti lì comunque, Cioè, anche se paghiamo la multa. Oh, grazie. Ma chi lo? Ma chi lo? Che credo se? Oh, ma paghiamo la multa. Paghiamo la multa e guardiamo quei siti. Cos'è che cos'è c'è di difficile? Non ha speso un euro. Oh, ma guarda che te, guarda che te dopo continui a pagare le multe, E cosa vuoi farci? Papà, 150 euro non sono niente. Pensa fossero stati tre. Ma cosa 150? Ma so, ogni volta che ti colleghi sono 150. Ma cosa dici che non ci ha mai beccato? Ma sai quante volte ci siamo collegati che non abbiamo pagato niente? No, ci no. Sarà andata male stavolta, ma figurati, cioè, ci saranno altre volte che ci andrà bene. No, non basta. Ma perché? Ma 150 euro? Vabbè, papà, 150 euro. Io ti riporto a casa in un giorno 150 euro. Ma stai scherzando? Te li porti a casa? Sì, in un giorno ci guadagni. Ma quante vuoi che siano 150 euro di multa? Facci i conti. Ma dai, Ma cosa vuoi che siano 150 euro per me? Ma papà, ma stai scherzando? Ma dai, Luca, lascia perdere. Beh, allora. Dobbiamo andare. Dov'è che. Ti ha detto dove si paga la multa? Arriva per posta. Arriva per posta. La raccomandata la firmi tu perché c'è il tuo nome, eh? Il computer a chi l'hai intestato quel computer lì? Ma l'hai intestato a casa. Il mio computer. Non lo intesti sicuro a me, la multa. Beh, non c'entra, fagli quel te. No, non so se ci intendiamo. Ma non ha capito niente, Non ha capito, non capisce niente. Sì, ma il problema non è tanto la multa da pagare, il problema è che lui, cioè, vuole pagare e poi finire così. Cioè, invece, se noi paghiamo, magari usufruiamo di questo servizio, no? Che pagando risarciamo un po' i danni di quello che abbiamo fatto. Tutte le volte che... Abbiamo risarciato. Usi, spendi la multa. Beh, vabbè, ma risarciamo i danni un attimo. Si risarciscono i danni di quello che abbiamo fatto e poi dopo si va avanti. Pagheremo poi la multa che arriva dopo. No, ma con questo tempo basta, guarda un più. Guarda un più e anni. Ma sai di... Ma scherzare, eh? Luca, te devi andare a vivere da solo. Allora, facciamo così. Facciamo così. Paghiamo sta multa. Vediamo cosa succede più avanti. Se ci capita ancora, magari possiamo decidere. Se invece se invece finisce che non lo so, non ci beccano più. Un secondo, il becchi in più, tanto che una volta il becchi in quante vuole. Adesso siamo sotto database, quindi. Secondo te. Sotto il radar. Certo. E qui che. No. Ragazzuoli, che bello, ma mi piace fare, mi dà soddisfazione perché immagino che anche voi è da un po' che non vedrete più quest'uomo, quindi avevo intenzione di ritornare proprio carico al massimo, quindi con la figura di questa persona. Molto bene, il video è terminato, ragazzi e ragazze, mi raccomando, se vi è piaciuto il video, di iscrivervi, lasciare like e commentare magari se volete, e noi ci rivediamo a un prossimissimo video, ragazzi, mi raccomando, adesso io non posso ancora dire niente, ma stiamo preparando qualcosa di davvero davvero bello, per vedere cos'è,
dovrete rimanere connessi e stare con noi, perché non vi posso dire niente.